le relazioni e gli interventi che si sono sviluppati nel corso di questo importante convegno hanno fornito un quadro generale, oltre agli aspetti specifici, sul ruolo dei partiti e del Partito Comunista Italiano. Il mio intervento si soffermerà in particolare sul ruolo degli scioperi del marzo del 43-44, quale contributo molto importante alla lotta di liberazione, come è stato illustrato in numerosi interventi. Una lotta di liberazione, vorrei sottolineare, che è stata plurale sul piano sociale, politico e culturale, come è stato ampiamente illustrato, ma unita. E anche di questo abbiamo riflettuto in questi mesi di celebrazione del 70° della liberazione come Associazione Nazionale Partigiani, nei vari incontri, nei convegni, nelle celebrazioni. Un ruolo avuto dai soggetti, in particolare un ruolo straordinario, in Italia l'hanno avuto i lavoratori, sia con gli scioperi del marzo 43-44 che da protagonisti nelle varie forme della lotta partigiana. I gruppi clandestini antifascisti che operavano sia all'estero che in Italia, mentre prosegue la Seconda Guerra Mondiale, sviluppano iniziative e incontri per costruire e realizzare coordinamenti, comitati unitari antifascisti nei luoghi di lavoro. L'obiettivo è quello di creare i comitati per promuovere le mobilitazioni, gli scioperi, e cioè la lotta contro la guerra, per la pace e la democrazia, ed assicurare, perché è la condizione anche per realizzare l'unità dei mondi del lavoro, condizioni di vita migliori, igiene alimentari, corrispondendo le giuste retribuzioni e migliorando le condizioni di lavoro. Lo sottolineo perché era nelle piattaforme di quel periodo. I comitati clandestini nel febbraio del 43 decidono che bisogna partire, realizzare gli scioperi nelle fabbriche almeno al mese di marzo. Passa il primo, non si riesce a iniziare in nessuna fabbrica. Le difficoltà sono enormi. Alla fine decidono che alle ore 10 del 5 marzo si deve scioperare alla Fiat, quando suonano le sirene del preallarme. Qualche soffiata alla direzione della Fiat segnala che c'è lo sciopero. Il 5 non suonano le sirene. In generale nella Fiat non partono gli scioperi, ma lo sciopero inizia ugualmente al reparto meccanica di Mirafiori. Sono gli operai specializzati e qualificati di quel reparto, e che sono la stragrande maggioranza, che iniziano lo sciopero ugualmente e continuano fino a mezzogiorno. Nella serata e nella notte il confronto nel comitato antifascista si sviluppa e si opera per collegarsi con i lavoratori dei diversi reparti. Il mattino dopo lo sciopero si estende alle 10 nei vari reparti della Fiat e nella giornata si arriva a investire tutti i reparti e tutti gli stabilimenti di Torino. Come pure nei giorni successivi lo sciopero si sviluppa in tutta una serie di fabbriche del Piemonte. Sono oltre 100.000 i lavoratori che scioperano in Piemonte
e questo avviene benché vi siano nelle varie nottate e anche di giorno nelle fabbriche, nelle abitazioni oltre 1000 arresti fra coloro che scioperano. Voglio sottolineare un dato. I scioperi di Torino e del Piemonte scuotono i nazifascisti, non solo in Italia ma anche all'estero. Tant'è che Adolf Hitler, nel corso di una conferenza militare, afferma: «È per me incomprensibile che un popolo possa scioperare nelle fabbriche, è necessario intervenire in modo radicale». Mussolini, il fascismo in Italia, interviene con un decreto e introduce una norma che stabilisce che lo sciopero durante la guerra è un reato militare e conseguentemente così bisogna intervenire su quelli che scioperano in Italia. Ebbene, queste prese di posizione si riferiscono a quella esperienza fatta fino a quel momento in Piemonte. Non si riesce a sviluppare lo sciopero né a attuarlo in nessun'altra regione, neanche in Lombardia, neanche a Milano. Il 23 marzo del 43 arrivano a Sesto San Giovanni, allo stabilimento Concordia, degli autisti con i camion della Fiat per prelevare i bulloni e approfittano, vanno in mensa durante l'intervallo per discutere con i lavoratori. Dico: come mai che voi non scioperate? Perché alla Fiat a Torino avviene e qui no? Non si riesce. Ma alla 1:30, cioè alle 13:30, quando riprende il lavoro, al reparto bulloneria non si riparte col lavoro. Inizia lo sciopero. Scioperano, sono 430 coloro che lavorano in quel reparto, ma di questi 430, 400 sono donne. E cioè lo sciopero inizia nel reparto dove lavorano le donne e con determinazione bloccano il reparto. La direzione interviene, la polizia fascista interviene, entrano in reparto, propongono, o meglio dicono, che bisogna smettere lo sciopero, bisogna riprendere a lavorare. Le operaie, siccome usavano gli zoccoli per lavorare in quel reparto, li usano per prendere a pedate il nome Batte Sole, dove non batte sole, e cacciano i fascisti dalla fabbrica. Lo sciopero continuano. Queste donne sono arrabbiate. Lo sottolineo riprendendo la frase di quell'operaia che aveva avviato quel processo: è uno schifo, non si può continuare in questo modo. Hanno persino tagliato i pasti mensa, una scodella di sbobba, di zuppa, e mezzo l'uovo lesso. Vogliamo riconosciuti i diritti, gli alimenti, giusti salari, condizioni di lavoro degne, pace e libertà. Si era arrivati a quel punto che da due giorni avevano tagliato il secondo, invece che un uovo lesso era mezzo uovo. Le operaie proseguono anche nel turno di notte. Si va avanti. I fascisti effettuano degli arresti. La risposta dei lavoratori è che immediatamente al mattino, di fronte a questo fatto, scioperano tutto lo stabilimento Concordia, ma il pomeriggio scioperano tutti gli stabilimenti della Falck, perché sono cinque, erano cinque gli stabilimenti della Falck e 10.000 i lavoratori. Ma immediatamente, partendo da questa esperienza, scioperano i lavoratori delle Breda, della Ercole Marelli, della Magneti Marelli, della Pirelli Bicocca. Sono oltre 40.000 che al terzo giorno sciopero.
è l'avvio della mobilitazione che porterà ad estendere lo sciopero a Milano, all'Alfa Romeo, al TBB, alla Facce Standard, alla Borletti, all'Innocenti, alla Franco Tosi di Legnano, e progressivamente si estende in Lombardia. I partecipanti, nell'arco di alcuni giorni, grazie alla spinta delle operaie del reparto bulloneria della FAC, si arriva a 100.000 lavoratori che scioperano anche a Milano e in Lombardia. Sono 200.000 i scioperanti fra Piemonte e Lombardia, occupati in 217 fabbriche. Sono stati arrestati in quel mese 1.800 lavoratori. I lavoratori hanno scioperato. C'è un dato: come si fa a realizzare l'unità dopo 20 anni di fascismo? Non è che tutti abbiano lo stesso orientamento. Bisogna partire dalle cose molto concrete, e cioè fine della guerra, pace, libertà, democrazia, ma contemporaneamente il diritto al servizio mensa, la riduzione dell'orario di lavoro, l'indennità di sfollamento, 192 ore, che deve essere estesa a tutti, e via via. È su questa base che si ha una partecipazione molto forte, e c'è un aspetto che io considero non di poco conto. Fra le piattaforme aziendali, quelle delle Breda, dove ci sono migliaia di donne, nella piattaforma, si legge dai verbali clandestini del 1943, vi è anche 1943 parità tra donna e uomo per salario, orario, trattamento. Cioè è già in quella fase che si ha. Dopo quegli scioperi, prima ho citato Hitler e cosa ha fatto il governo. C'è il Consiglio Generale del Fascismo che non si riuniva da anni. Se si vanno a leggere i rapporti dei vari questori e dei poliziotti al governo sugli scioperi, si vede quant'è che scuote. Il Consiglio Generale è il primo che si fa da anni, c'è l'ordine del giorno che mette in minoranza Mussolini. Alla sera viene tolto dal potere, viene messo in galera. Si nomina Badoglio. Ma c'è un dato che vale la pena immediatamente richiamare, perché io credo che abbia un peso spesso e trascurato. In quel governo si nomina Leopoldo Piccardi ministro del lavoro e dell'industria. Dopo 3 giorni che è nominato il governo, questo ministro emana un decreto che stabilisce che cosa? Che sono sciolte le corporazioni fasciste, e contemporaneamente, che erano istituite dal 1925, e contemporaneamente nomina 4 commissari in particolare. Giuseppe Mazzini, commissario dell'industria, cioè delle imprese, oggi si direbbe Confindustria, ma ci sono 3 commissari dei sindacati. Sindacati dei lavoratori dell'industria, il commissario è Bruno Buozzi. Il commissario dei lavoratori del terziario dei servizi è Alfiero Grandi, e il commissario del sindacato dell'agricoltura è Giuseppe Di Vittorio. Cioè, uno dei primi atti che compie il governo Badoglio, sotto il peso degli scioperi del marzo del 43, è di sciogliere l'organizzazione, la corporazione fascista, e nominare chi commissari? I dirigenti dei sindacati prima del fascismo, i quali avviano immediatamente una trattativa, e tra Mazzini e Buozzi
Ancora nel mese di agosto si fa l'accordo, ritorniamo al 1904, all'accordo, il primo accordo fatto in Italia alla Fiat, si fa un accordo firmato dal commissario dell'industria, dal commissario dei lavoratori, che stabilisce il diritto dei lavoratori di eleggere le commissioni interne. Nomina, definisce il regolamento per le elezioni e definisce anche i poteri. Cioè, siamo a una svolta. Non c'è ancora l'armistizio. Non c'è stato ancora quel cambiamento. Quindi, quanto hanno pesato quegli scioperi e quanto avviano immediatamente? Io credo che sia opportuno su questo riflettere, perché è vero, nel frattempo c'è stata l'occupazione della Sicilia, stanno salendo, si sta arrivando a Napoli. Ma nell'agosto del 43 il comitato antifascista che collega i gruppi di Lombardia e Piemonte che hanno organizzato gli scioperi lanciano un appello. L'appello afferma: la classe operaia sente che è giunto il momento di riprendere la sua importante funzione di avanguardia nella lotta contro la guerra e il fascismo. Quindi abbiamo che il governo sta operando per costruire le condizioni per l'armistizio con gli alleati anglo-americani, porre fine all'alleanza con i nazisti e contemporaneamente si arriva a questa mobilitazione della forza sociale, lavoratori, delle fabbriche, degli uffici. Dopo l'armistizio si hanno le grandi mobilitazioni, ci sono le manifestazioni, in particolare nelle fabbriche. Inizia, se volete, da quel momento la lotta di liberazione. La prima battaglia l'abbiamo a San Martino, al confine con la Svizzera, fra la brigata partigiana 5 giornate e i nazisti. C'è una cosa che mi ha colpito la prima volta che sono andato a ricordarlo al monumento. Ci sono i primi partigiani, ma poi si legge ex operaio impiegato delle fabbriche che erano usciti, e abbiamo i protagonisti degli scioperi del marzo che sono in montagna. Si ha il passaggio sia per quanto riguarda l'occupazione da parte dei nazisti, la costituzione della Repubblica Sociale. In altre parole, l'8 settembre effettivamente inizia la lotta di liberazione, perché quella precedente era la lotta antifascista, non era ancora la lotta di liberazione. Nelle valli e nelle montagne del nord Italia si hanno la costituzione dei gruppi di azione partigiana, che vedono sia la partecipazione dei soldati allo sfascio, ma anche di molti di coloro che avevano scioperato nel marzo del 43, e quindi si ha una rete dell'organizzazione partigiana. Vorrei sottolineare che, anche questo spesso si dimentica, non c'è il tempo, ma tra il marzo del 43 e il gennaio del 44, in particolare in grandi aziende, su quelle rivendicazioni che dicevo prima, oltre che la fine della guerra, eccetera, eccetera, la rivendicazione degli alimenti, la rivendicazione del salario, la rivendicazione del servizio mensa, la rivendicazione che a tutti si estenda, non le 192 ore, vede scioperi
a non finire. Faccio un esempio. Alla FAIC parte lo sciopero in tutti gli stabilimenti. In testa c'è la mensa, come dicevo prima. Il comando nazista di Milano, Zimmermann con un carro armato, ordina alla direzione, arriva sopra un carro armato, ordina alla direzione di riunire tutti gli operai. Gli operai vanno là, Zimmermann dice: vi capiamo, ma avete torto, dovete riprendere a lavorare. I lavoratori rientrano negli stabilimenti, prendono le biciclette e se ne vanno a casa tutti. Lo sciopero va avanti per giorni, fino a quando non si apre la trattativa, scusate, e si arriva che il prefetto di Milano è costretto a fare un decreto prefettizio che stabilisce gennaio del 1944 il diritto per i lavoratori delle fabbriche milanesi al servizio mensa con primo, secondo e con una pausa retribuita di mezz'ora. Quali insegnamenti su quanto è successo alla FIA l'ultimo anno? Parte lo sciopero alla Pirelli perché i nazisti hanno detto: dovete darci il personale da portare in Francia, in Germania a lavorare. Non ce l'abbiamo perché altrimenti blocchiamo lo stabilimento. No, invece che 3 turni ne fate 2, invece che 8 ore, 12 ore al giorno. Al terzo giorno gli operai, quando sono le 8 ore, abbandonano la Pirelli. I nazisti entrano in fabbrica, arrestano e deportano in Germania centinaia di lavoratori, il più alto numero di lavoratori che sia mai stato deportato, ma non mollano. Sui 2 turni, bisogna tornare ai 3 turni, impongo di ritornare ai 3 turni. Ho fatto 2 esempi, potrei continuare con molti. Altri esempi, dove i lavoratori non mollano di fronte a piattaforme così estese e puntuali. Sulla base di questo vi è una decisione del coordinamento dei comitati Milano, Torino, Genova, e cioè bisogna andare avanti per il raggiungimento delle rivendicazioni esposte nel manifesto e per rigettare le manovre infami di divisione escogitate dai tedeschi, fascisti e industriali profittatori. Non vi è altra via che lo sciopero generale che abbracci tutte le forze dell'Italia occupata dal barbaro tedesco. È l'appello con la quale si dice: bisogna che dal 1 marzo partiamo con lo sciopero generale. 1 marzo i tramvieri di Milano e di Torino bloccano i trasporti. I fascisti tentano di far andare i tram, vanno fuori binari e via via. Ma lo sciopero va avanti per 7 giorni, sia a Milano che a Torino è bloccata la città. Si arrestano molti tramvieri, ma questo non fa finire lo sciopero. Contemporaneamente nelle fabbriche si sviluppa lo sciopero, ma non solo nelle fabbriche. Scioperano le banche, che non è la stessa cosa che una fabbrica. Scioperano al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, che è il più diffuso quotidiano, non esce per 7 giorni. In altre parole, vi è 1,5 milioni di lavoratori che sciopera, che porta avanti la battaglia. Anche qui vorrei fare una citazione dell'eco che ha e delle valutazioni che ha nel mondo, non solo in Europa. Il 9 marzo del 1944 il New York Times pubblica un articolo in prima pagina, fra l'altro dice: non è mai avvenuto nulla di simile nell'Europa occupata che possa somigliare alla rivolta degli operai italiani. Disarmati come sono, sanno combattere con coraggio, audacia, quando hanno una causa per cui combattere. Sono migliaia i lavoratori scioperanti arrestati. Sono oltre 9.000 gli arrestati e deportati nei campi di concentramento. Faccio un esempio più ristretto, se volete, è dove vivo da più di mezzo secolo. Ad esempio, nelle fabbriche di Sesto San Giovanni, quelli che erano partiti con lo sciopero
il 23 marzo del 43, in solo quelle fabbriche, gli arrestati e deportati nei campi di sterminio sono 543 e oltre 490 non sono più tornati. Quindi vi è una battaglia che pesa. Il comitato clandestino dice che bisogna compiere una scelta, la svolta, e dice testualmente: da disposizione della ripresa, comitato clandestino, da disposizione della ripresa del lavoro per mercoledì 8 marzo. La cessazione dello sciopero deve segnare l'inizio di una guerriglia partigiana, con l'intervento di tutte le masse lavoratrici dentro e fuori le fabbriche. Oggi per l'esistenza del popolo italiano vi è una sola soluzione: rispondere alla violenza con la violenza. Dobbiamo contrapporre solide brigate armate dei lavoratori a quelle nazifasciste. Ecco, è iniziata la nuova fase. C'è questo salto. I GAP, i SAP, il Fronte della Gioventù, i Comitati di Difesa della Donna operano in raccordo con le brigate partigiane presenti e si consolidano sulle valli in montagna. Vedete, c'è un altro fatto che vorrei sottolineare. Gli scioperi sviluppati nei luoghi di lavoro fanno compiere dei passi in avanti alla lotta di liberazione, ma anche alla ricostruzione del sindacato. Quelli del marzo del 43, sciolto le corporazioni. 3 giugno del 44, Di Vittorio, Grandi e Emilio Canevari firmano il patto per la realizzazione del sindacato unitario. Canevari sostituisce Bruno Buozzi, che quello stesso giorno era stato arrestato, ma quello stesso giorno è barbaramente assassinato dai fascisti. Quindi abbiamo una decisione col patto di Roma. Vorrei sottolineare perché è più che mai valida ancora oggi. Esso prevede la costituzione di un sindacato unitario democratico ed autonomo dalle forze politiche e indipendente dalle imprese. La spinta della resistenza porta contemporaneamente a cambiare il governo Badoglio, con la partecipazione ad esso, come è stato sottolineato in vari interventi e relazioni questa mattina e il pomeriggio, dei rappresentanti delle forze politiche antifasciste. Però vi è un altro fatto che mi sembra che è stato ripreso ma non si coglie. La spinta dello sciopero generale, la spinta che si passi dopo lo sciopero generale alla lotta armata da parte dei lavoratori e la creazione, porta anche e costringe, assieme al cambiamento della composizione del governo, al decreto luogotenenziale del 6 giugno del 1944, il quale stabilisce che finita la guerra sarà il popolo italiano a scegliere la forma di Stato e con suffragio universale sarà eletta la Costituente che dovrà elaborare la Costituzione. Quindi si ha quel passaggio alla lotta, ma contemporaneamente si impone un decreto che stabilisce, contrariamente a chi dice che si faceva la lotta di resistenza perché l'obiettivo era la rivoluzione, è talmente falso chi dice quello che tant'è che si è imposto. Questo porta, e vado rapidamente a concludere, che cosa? Che quel decreto luogotenenziale conquistata il 25 aprile, la libertà, porta il 2 giugno del 46 allo svolgimento e quindi si sceglie la Repubblica, si elegge la Costituente,
votando per la prima volta l'universalità di uomini e di donne, ma per la prima volta le donne, e sia la Costituente che approva il 1 gennaio del 48 la Costituzione. Quindi gli scioperi del marzo 43-44, che ho illustrato nei dettagli, hanno portato ancora prima della Liberazione a significativi risultati, dalla ricostruzione del sindacato unitario, la CGIL, alle elezioni delle commissioni interne, alla conquista del diritto di servizio mensa, ho ricordato il decreto prefettizio, e l'estensione dell'indennità di sfollamento, che poi diventerà la gratifica natalizia, all'insieme dei lavoratori. I lavoratori, nella nuova fase della lotta di liberazione dopo gli scioperi del marzo 44, partecipano sempre più. Hanno dato i dati. Se andiamo a vedere la quota degli operai partecipanti alla lotta armata, alle varie forme di lotta di resistenza, sono la maggioranza, come dimostrano le statistiche che ha l'ANPI. Si ha questo, non solo fanno la lotta di liberazione, ma difendono le fabbriche contro l'esportazione in Germania dei macchinari, e contemporaneamente, come è stato sottolineato, sono protagonisti che portano alla liberazione delle città, dei territori, prima che arrivino gli alleati. E potremmo qui fare un lungo elenco, da Bulow a Ravenna e via nei vari territori, fino a Firenze. Firenze è liberata nell'agosto del 44, tre giorni prima che arrivino gli alleati. Prima che arrivino gli alleati, Genova è già liberata dai partigiani, e potrei continuare. Quindi abbiamo che cosa? Che i lavoratori in Italia, come in nessun altro paese d'Europa, sono stati protagonisti degli scioperi, delle lotte sociali, e compiendo quel salto in avanti sul piano unitario e sul piano dei contenuti, e contemporaneamente partecipando alla lotta di liberazione e spingendo per avere quei risultati contenuti nei decreti luogotenenziali, e vado veramente a concludere, che hanno portato poi alla scelta della Repubblica, alla Costituzione, con la Repubblica Italiana democratica e fondata sul lavoro. Si è realizzato tempestivamente quelli che erano gli obiettivi, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista di implementare nella legge fondamentale dello Stato, nella Costituzione, i valori che erano la base della resistenza. Ma concludendo vorrei dire, è stata altrettanto tempestiva l'attuazione di quelle norme sul piano dei diritti, sul piano dell'equità, della giustizia sociale? O invece anche su questo non dobbiamo riflettere, tanto più in questa fase? In quel periodo vi era la battaglia di Vittorio, la incominciò nel 1952 per conquistare lo Statuto dei diritti dei lavoratori, che portasse la Costituzione nelle fabbriche. Si è arrivati all'approvazione maggio del 1970, cioè 15 anni dopo. Ma nel frattempo cos'era successo? I licenziati per rappresaglia politico-sindacale sono stati 523.000. Gli ultimi, per risolvere almeno la questione della loro pensione, me ne sono occupato in Parlamento, ci siamo arrivati per quelli del pubblico impiego solo nel gennaio del 2005.
non so se basta. Cioè, oltre 60 anni dopo. Quindi dobbiamo riflettere, perché se passano 15 anni per approvare lo statuto, nel frattempo non si affrontano i problemi delle pubbliche amministrazioni, Scelba dice non possiamo fidarci degli ex partigiani come poliziotti, e caccia 8.000 partigiani dalla pubblica sicurezza e non si è mai data una soluzione a quel problema. Allora, vi è come coloro che beneficiano dei diritti, della libertà, della democrazia, eccetera, eccetera, conquistati con la lotta di liberazione, come opero per attuare quei valori? Ho detto 15 anni per far entrare la Costituzione in fabbrica, ma adesso che siamo nel 2015, nel 2014 non è avvenuto che, contrariamente, di attuare l'articolo 3 che vi dice che è il compito della Costituzione, e quindi a partire dal Parlamento, il Governo e giù, rimuovere gli ostacoli che impediscono la parità di diritti, abbiamo che nel 2014 si sono approvati dei decreti legislativi, senza tener conto del parere espresso dal Parlamento, che invece che rimuovere gli ostacoli hanno cancellato uno dei principi fondamentali nello Statuto dei lavoratori. Quindi si attaccano i diritti fissati nella Costituzione nata dalla Resistenza, che implementa i valori della Resistenza, e noi dobbiamo, assieme che a riflettere della storia, io credo tutti insieme, riflettere su come far vivere quei valori, come operiamo perché si rimuovano gli ostacoli e non se ne creino ogni giorno di più. Credo che questo, siamo nel 70°, sottolinei come sia necessario, orai sempre, far vivere la Resistenza.